Eccoci, bentornati a bordo del tram, sono con Mirko, ciao Mirko. Ciao, ciao a tutti. Io sono Chiara e vi presentiamo il mese di febbraio qui al Teatro Tram. Dopo un mese di gennaio molto intenso, anche febbraio non è da meno, cominciamo dal 6 al 9 febbraio con Ad occhi chiusi di Luca Pizzurro, poi Mirko cos'altro c'è? Beh, poi ci sarà un appuntamento importante per il tram e per gli spettatori, perché avremo Berardi, la compagnia Berardi Casolari, con In fondo agli occhi, uno spettacolo importante per una compagnia importante. Abbiamo poi dal 20 al 23 febbraio Lumache con Di Pietro Giuliano, con Nello Provenzano, Cinzia Cordella e Peppe Romano. E poi con che cosa chiudiamo il mese? Con una cosa particolare. Chiudiamo tra l'altro questo 29 febbraio, quindi questo febbraio bisestile, lo chiudiamo con un appuntamento insolito, originalissimo, che vede protagonista Elio Germano in una versione di realtà virtuale del suo spettacolo che porta in giro una cosa molto particolare, ne parleremo. Come sta andando il progetto Visionari? Ricordiamo ai nostri ascoltatori che cos'è il progetto dei Visionari. Il progetto Visionari è un progetto nazionale ed europeo a cui il tram ha aderito quest'anno per la prima volta, un progetto che prevede la formazione di un gruppo di spettatori non professionisti del teatro ma semplicemente amatori, che guarderanno un certo numero di spettacoli che sono stati inviati al festival, al concorso L'Italia dei Visionari, e alla fine di un percorso di 3 mesi circa individueranno un solo spettacolo vincitore che verrà messo in scena qui al tram. Noi siamo adesso nella prima fase, abbiamo fatto la prima riunione, abbiamo 50 partecipanti, siamo molto contenti di questa cosa, e questi 50 spettatori adesso stanno già visionando il primo pacchetto di spettacoli. Bene, allora aspettiamo di sapere cosa avranno scelto. Il tram è una realtà molto attenta alle, diciamo, alle realtà giovani, alle realtà sperimentali, e anche in questo senso va alla formazione di una compagnia under 35. Ce ne vuoi parlare? Sì, abbiamo avviato un bando che si è chiuso, adesso siamo anche qui, siamo nella prima fase. Abbiamo pubblicato una call per in cui cerchiamo attori under 30, molto giovani quindi, che sono disposti e interessati a entrare a far parte di una compagnia che sarà la compagnia dei giovani del tram, che produrrà in maniera stabile una serie di spettacoli, ma ovviamente con l'occhio alla drammaturgia contemporanea, agli spettacoli giovani che sono molto amati oggi dal teatro, soprattutto quello, il teatro alternativo, il teatro off, quello che un po' è il tram. È un'idea nuova, anche innovativa, anche in questo caso è rarissimo che un teatro, soprattutto un teatro indipendente, pubblichi una call per formare una compagnia. Voglio dire, noi abbiamo i nostri attori con cui ci troviamo bene a lavorare, ma abbiamo pensato che in questo caso fosse giusto che fosse la città di Napoli a rispondere alla nostra proposta, ed ha risposto molto bene. Abbiamo tante richieste, ne potremo scegliere soltanto 10, ma lo faremo attraverso un workshop che si terrà nei prossimi giorni, e alla fine di questo workshop, con questi 30 attori circa che sono stati preselezionati, ne dovremo scegliere. Anche noi sembra di parlare del progetto di Visionaria. Adesso tocca a noi la difficoltà di scegliere, tocca a me in particolare, sarà difficile, ma sicuramente fa parte anche questo di un percorso. Non sarà una compagnia che nasce e verrà e troverà dei muri tutti intorno a sé, sarà flessibile, insomma, quindi saremo aperti anche agli scambi futuri. Tra questi primi 30 candidati c'è qualcuno di particolarmente interessante? Questo sarebbe uno spoiler che non posso rivelare. Sono tutti molto interessanti, anche perché sono ragazzi fortemente motivati, hanno percorsi molto diversi, e questa è la particolarità. C'è chi viene da un percorso più istituzionale, che è quello delle accademie, e c'è chi invece ha fatto tanto teatro, quello di battaglia, di prima linea, che si fa a volte anche con le compagnie che fanno tanta tournée. E quindi sono molto curioso di poi verificare. Sarà su Don Giovanni questo workshop, che tra l'altro poi invece sarà è anche un workshop di analisi, di studio, di lettura, che terremo proprio in questi giorni, sabato prossimo, al tram con il pubblico. Insomma, ci sono tante cose al tram. È qui con me Luca Pizzurro, benvenuto, buonasera Luca. Buonasera a voi. Noi vogliamo raccontare un po' dello spettacolo che tu porterai qui al tram dal 6 al 9 febbraio Ad occhi chiusi. Non vogliamo svelare naturalmente la particolarità dello spettacolo, ma vogliamo che tu ci offra qualche suggestione. Innanzitutto parliamo di te, tu sei romano, ti sei formato all'inizio degli anni 90, giusto?
Esatto, io sono romano e attualmente dirigo un teatro a Roma e nasco come attore a 13 anni, inizio la mia carriera a 13 anni e parlo di carriera perché ho iniziato a lavorare a 13 anni, e, diciamo affiancando alla la parte lavorativa anche la parte di formazione chiaramente, e poi ho continuato insomma fino ad oggi. So che c'è un maestro a cui tu sei particolarmente legato, che è Arnoldo Foà. Beh sì, è stato il mio maestro per 4 anni, maestro nel senso che ho lavorato con lui, ho fatto 3 tournée, 3 spettacoli, è stato un grande insegnamento di vita e di teatro. Questo spettacolo ad occhi chiusi ha un punto di vista particolare, che è quello di un carnefice, che ricorda un po' in qualche modo Lettera al mio giudice di Simenon, che insomma è un punto di vista diciamo criminale su una storia. Come hai scritto questo testo di cui curi anche la regia? È stata una sfida, diciamo, che mettersi nei panni di un carnefice e di questo carnefice è stato molto complesso, ma indagare le ragioni per cui accadono le cose fa parte del mio mestiere e della mia natura in qualche modo. Quindi ho cercato di entrare nei panni di un carnefice e capire cosa lo spinge a compiere un crimine così efferato come quello che poi compirà il nostro protagonista. E devo dire che è stato un viaggio nella mente e poi anche nelle varie storie reali, perché è una storia realmente accaduta, è stato un viaggio nella mente di questi personaggi che poi di fondo raccontano una grande fragilità loro stessi, poiché insomma se arrivano a fare certi crimini è perché dentro c'è un vuoto, una mancanza, una sofferenza e un dolore che poi non riescono a esprimere in nessun altro modo se non compiendo a loro volta dolore e insomma orrore in questo caso. Questo spettacolo ha debuttato 10 anni fa, però sono cambiate delle cose da allora ad oggi. Che cosa? Intanto sono cambiato io. Quindi 10 anni fa lo spettacolo nasceva al Teatro 2 di Piazza di Spagna a Roma con questa voglia di mettere in scena 3 attori che recitavano ogni sera lo spettacolo, ma in 3 modi diversi, con 3 leggi diverse. La ripresa dopo 10 anni nasce intanto dall'incontro con Andrea Fiorillo, che è stato un incontro intanto prima umano e poi artistico, con il quale ho deciso invece di intraprendere una strada soltanto appunto con il suo punto di vista, con il nostro punto di vista, e quindi porterà in scena un nuovo spettacolo, un nuovo modo di intendere questo personaggio e questa storia che nel frattempo comunque ha sedimentato dentro di me e ha dato a me la possibilità di guardarlo con occhio più maturo e affrontarlo insieme a Andrea Fiorillo con occhio più maturo appunto. Qual è il tuo rapporto con Napoli e con il teatro a Napoli? Napoli è l'amore per me, perché vengo a Napoli perché mi sono fidanzato con una donna napoletana e quindi incontro Napoli per questo motivo. Ma Napoli è sempre stato nella mia carriera una meta molto amata, perché io ho fatto tournée con Monica Guerritore o con lo stesso Foà, insomma con tanti attori, e Napoli era una delle mete più amate. Il teatro, dal punto di vista invece di chi organizza e chi dirige, come in questo caso mi trovo a fare, è un teatro che io rispetto e chiamo molto. È un teatro molto differente dal teatro romano. Trovo che ci sia una voglia, un piacere di fare teatro, di andare a vedere il teatro, che a Roma purtroppo ormai è scomparso. Io non amo molto il teatro romano, non amo diciamo, l'entourage del teatro romano, e quindi mi sono molto volentieri distaccato da quella realtà che conosco ormai da tempo, essendo 30 anni che faccio questo mestiere, per conoscere almeno e tentare insomma di raccontare le mie storie in questo luogo che comincio ad amare molto. Ok, ad occhi chiusi quindi sarà qui al Tram dal 6 al 9 febbraio, non sveliamo la storia di questo carnefice, ma dacci qualche piccolo spunto per convincerci a venirti a vedere. Io ti posso fare un esempio, ti posso raccontare cosa è accaduto al Teatro Argo di Roma quando presentammo 10 anni fa questo spettacolo alla stampa. Ci fu una reazione da giornalista che mi colpì molto, che mi disse... ti odio perché mi hai fatto amare questo personaggio, ed è un personaggio che non si può amare. La sfida è questa: cercare di far diventare il personaggio all'inizio dello spettacolo un amico, una persona che si ammira e che si stima, perché è un personaggio molto affascinante, e poi arrivare a dire non è possibile che tu abbia fatto questo, arrivare a non credere, come spesso accade quando nella realtà queste cose avvengono e la prima reazione è non credere. Andrea Fiorillo, ciao, buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera, grazie.
Tu sei la persona che Luca Pizzurro ha scelto per interpretare questo carnefice di Ad occhi chiusi. Qual è il tuo rapporto con Luca? Con Luca è un rapporto umanamente meraviglioso e professionalmente di grande crescita. Io sono stato fermo per un po', negli anni passati, per una serie di motivazioni molto, molto personali, e ho incontrato Luca per la prima volta attraverso un'amicizia comune, e lui mi ha dato, come dire, mi ha fatto ancora una volta tornare ad amare qualcosa dalla quale mi stavo allontanando, che è il teatro. Sai, è una cosa di cui non puoi fare a meno, e quando poi c'è qualcuno che te lo ricorda, perché a volte capita nella vita di dimenticarsi che di quello che riaccompagna. Esatto, che ti riaccompagna, ti prende per mano e, come dice lui, ti aiuta a costruire quelle ali per poi poter volare. È secondo me il regalo più bello che si possa avere. Tu interpreti un personaggio che ha un'evoluzione nel corso dello spettacolo, cioè da una prima impressione di carisma e di fascino per poi svelarsi come appunto una persona che si è macchiata di cose orribili. Quanto è stato difficile per te interpretare soprattutto questa seconda sfumatura del personaggio? È stato molto complicato, ma è stato anche molto interessante, perché è un personaggio obiettivamente molto lontano dal mio modo di essere, però è un personaggio che io trovo, come anche ha detto Luca precedentemente, che porta dentro di sé una grandissima sofferenza. Questo assolutamente non giustifica nulla di tutto quello che poi lui sceglie di fare, perché in tutte le azioni, in tutte le cose che lui fa, ovviamente c'è una scelta molto determinata, ma c'è dentro di sé una giustificazione che in un certo qual modo non gli fa in realtà capire tutto ciò che combina. Quindi nella sua fragilità, nella sua debolezza, nel suo modo di essere così intimamente complesso, quello è probabilmente dal punto di vista attoriale anche uno degli aspetti più interessanti, perché è qualcosa che come attore ti pone sempre davanti ad un mistero enorme, che poi è anche il mistero di che cosa siamo in un certo qual modo, perché chi si conosce fino in fondo? C'è altro a cui stai lavorando adesso a parte Ad occhi chiusi? No, in questo momento mi sto concentrando su questo. Ci sono dei progetti per quest'estate che però mi dovrebbero vedere un po' fuori dall'Italia. Crociamo le dita, non diciamo ancora nulla. So che tu ti muovi tra Napoli, Roma, sì, Madrid. Sì, in realtà c'ho un po' di progetti in spagnoli, e per questo che sto cominciando un po' ad appassionarmi anche alla lingua. Sono ancora dei progetti, ancora delle cose che devono crescere, però appunto chissà, io spero che questi progetti diventino concretezza. In bocca al lupo allora per questi progetti, intanto ti chiediamo di regalarci un minuto di Ad occhi chiusi. Grazie. Il cielo in Sicilia non è uguale a nessun altro cielo, è proprio diverso, è molto più intenso, è un azzurro talmente brillante che sembra smaltato. Sono ormai diversi anni che vivo qui a Roma, ed ogni primo sole di primavera mi affaccio alla finestra con la speranza di vedere se questo cielo un po' gli assomiglia. Ma resto puntualmente deluso. È una questione di sfumature, di particolari che diventano sostanziali per me, che manco dalla mia terra ormai da troppi anni. Ho cominciato questo libro, ma non riesco a finirlo. Mi capita sempre con i libri che mi piacciono, non voglio finirli. Leggo 5 o 6 pagine al giorno e poi li poso. È un modo per prolungare il piacere, è un piccolo premio che mi concedo ogni giorno. Mi accompagna così per un mese e mezzo, il pensiero di ciò che sarà. Provo ad ipotizzare la fine, ma le pagine che leggerò domani probabilmente sgretoleranno le fragili certezze che mi sono costruito. Mi piacciono le piccole cose. Da quando abito in questa casa suono il pianoforte molto raramente. Qui non c'era spazio per il mio gran coda, e quando sei abituato a quei suoni è difficile che ci si riesca ad accontentare di un normalissimo piano verticale. È una questione di rotondità, di limpidezza, di fusione dei suoni. Sono molto esigente in questo, e quindi preferisco starmene qui seduto in poltrona mentre il mio Steinway accumula polvere in Sicilia. Ho dei nipoti che potrebbero suonarlo, ma mia madre glielo impedisce. Per lei quel pianoforte impolverato rappresenta comunque la promessa di un ritorno, il mio ritorno. Non si vuole proprio abituare all'idea che ormai la mia vita non sia più tra quelle quattro mura. Pietro,
ciao, benvenuto. Ciao, ciao, grazie, grazie. Sono qui con Pietro Iuliano, che è l'autore di Lumache, un testo che sarà qui al Tram dal 20 al 23 febbraio. È un testo che tu hai scritto quando? La genesi del testo